Si è parlato di reati informatici e di tecniche di escussione nel 13° convegno formativo promosso dal Comune di Santo Stefano Magra assieme all'Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale, che si occupa prevalentemente di formazione specifica per le forze dell'ordine. E questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Santo Stefano Magra erano presenti delegazioni di tutte le forze dell'ordine, polizia locale di diversi comuni, non solo spezzini, ad ascoltare le comunicazioni di relatori qualificati. Un momento d'orgoglio, perché diciamo che la parola d'ordine è che non se ne sa mai abbastanza, quindi un momento di formazione. Siamo giunti alla 13ª edizione di convegno teorico operativo per le forze di polizia sia dello Stato sia locali, e quindi diciamo che è una cosa che ci riempie d'orgoglio. Per questa ragione soprattutto abbiamo visto una grandissima adesione da parte dei colleghi. Il primo intervento del procuratore capo della Procura della Spezia, dottor Antonio Patrono, su un fenomeno così in crescita. È una dimensione enorme, è un fenomeno in crescita in tutto il mondo e ovviamente dobbiamo studiarlo e affrontarlo sempre con maggiore attenzione. La polizia italiana è attrezzatissima da questo punto di vista, però ovviamente occorrono sempre nuovi mezzi e nuovi uomini per fronteggiare, ripeto, un fenomeno che ha una crescita enorme e che prevedibilmente non si arresterà mai. Importante la formazione per il contrasto alla criminalità. Sì, è fondamentale, perché adesso i reati informatici stanno diventando la maggioranza dei reati ed è un mondo da esplorare. Quello che diciamo sempre alle persone è che nel momento in cui accendono un computer o usano il cellulare, entrano in una stanza buia nella quale non sanno chi hanno intorno, e questo è un concetto un po' difficile da far passare anche per le generazioni, diciamo per la mia generazione o anche per generazioni precedenti, ma anche i ragazzi più giovani si fidano probabilmente troppo. Quindi la formazione è, in questo momento, per le altre forze dell'ordine, per la polizia locale, è importante per poter fornire al cittadino le migliori informazioni e soprattutto i migliori modi di contrasto. Tra i relatori l'ispettore superiore Rosario Izzo, responsabile della Polizia Postale della Spezia. Ma quello che ho detto all'inizio, l'esposizione proprio di quanto è il giro d'affari in questo momento del cybercrime. Quando legislatori di tutto il mondo si muovono e pongono l'attenzione su questo fenomeno, che non è relegato solamente, per quanto si possa pensare, alla mafia italiana, ma proprio ci sono macro criminalità nel mondo che adesso operano esclusivamente su internet, perché è un terreno nuovo e un terreno molto redditizio per loro. A supporto delle forze dell'ordine anche la medicina psichiatrica. Da anni si sta cercando di portare la medicina come ruolo d'ausilio alle indagini, alle forze di intervento della polizia. Piano piano ci stiamo riuscendo. La psichiatria, da questo punto di vista, è in pole position, può fornire tanti strumenti utili a chi indaga per scoprire delle situazioni che altrimenti rimarrebbero oscure. Nel corso della manifestazione una targa ricordo all'ispettore Rizzo, che tra pochi giorni lascia l'incarico per la meritata pensione.